Va bene, io intanto volevo ringraziare la stampa per essere venuta qui stamattina, per aver raccolto il nostro invito ad essere presenti e a poter registrare anche tecnicamente quello che sta accadendo a San Salvo in questo momento storico. Ringrazio i sindaci che insieme a me hanno già fatto battaglie di questo tipo. Vorrei ricordare come quest'inverno, insieme a questi sindaci, ai sindaci del Sangro, avevamo chiesto attraverso diversi comunicati stampa, attraverso diciamo anche una lettera formale al governo centrale, di esentare l'Abruzzo dall'arrivo, dalla gestione del fenomeno dei migranti per questo anno, in considerazione dei fenomeni nevosi che avevano interessato addirittura anche la nostra zona, che normalmente non conosce la neve, e del terremoto che si era sentita in gran parte, si era sentito in gran parte dell'Abruzzo. Abbiamo ricevuto anche su questo aspetto nessuna risposta, anzi, per dirla tutta, si è continuato con questo progetto di ospitalità che oramai è fuori di ogni controllo ed è diciamo arrivato, credo, al culmine di un'emergenza che è definita tale, ma che in realtà non è, oramai sta diventando un fenomeno strutturale del nostro paese. Tant'è che abbiamo iniziato 3 anni fa ed oggi siamo ancora a parlare di emergenza. L'emergenza è tale quando ha una durata limitata nel tempo e in realtà questo non sta accadendo nel nostro paese. Negli ultimi giorni si sono registrati arrivi sui vari porti siciliani di numeri assolutamente considerevoli di ragazzi che hanno lasciato il continente africano con la speranza di poter arrivare in Italia e poi poter arrivare nei vari paesi europei che, ahimè, come voi sapete, hanno chiuso a vario titolo le frontiere. La Francia, che è normalmente conosciuta come un paese aperto, che non ha mai avuto atteggiamenti, come dire, di chiusura razionalistici, anche la Francia ha detto no all'ospitalità dei profughi che possano non essere riconducibili ai richiedenti asilo. L'Italia continua a sbagliare. La nostra è una protesta non contro i migranti, che sono vittime al pari delle comunità italiane, al pari dei comuni italiani, di una politica che è soltanto mera illusione. Quando si dice che dobbiamo sentirci sulla coscienza tutti coloro che muoiono in fondo al Mediterraneo, noi lo diciamo convinti di questo, perché se continuiamo a lanciare il messaggio che purché partano dall'Africa, noi li accogliamo, induciamo milioni di persone a questo punto a lasciare quel continente per dargli cosa? Cosa? Se saranno costrette a rimanere in un paese come l'Italia, che è già saturo da un punto di vista lavorativo, e gli altri paesi non intendono accoglierli. Ahimè, il discorso non è più un discorso limitato ai migranti che chiedono asilo politico, perché sapete benissimo quali sono i numeri. Su 100 persone, 20 a 20 viene riconosciuto il diritto d'asilo, altri 80 sono migranti economici, come ci sono sempre stati, e per i quali tutti i paesi del mondo hanno una politica migratoria ben definita. Allora, in Italia questo è un fenomeno che sta esplodendo in tutti i suoi riflessi, in tutte le sue conseguenze, intanto economiche, perché voi considerate che noi cittadini paghiamo le tasse per un'accoglienza che non si sa quanto durerà o per quanto ancora durerà questo fenomeno. Considerate anche che noi paghiamo le tasse addirittura per fornire il gratuito patrocinio, come è giusto che sia, siamo un paese democratico, per tutti quei ragazzi che fanno ricorso verso i decreti di rigetto delle istanze di asilo politico. Quindi paghiamo gli avvocati che difendono questi ragazzi fino in Cassazione. Sappiate che tutti i minori non accompagnati, tutti i ragazzi che non hanno compiuto 18 anni, che appunto arrivano in queste migrazioni, sono totalmente a carico dei comuni, quindi dei cittadini delle varie comunità locali. Non sono un problema per lo Stato, ma sono un problema per i cittadini delle comunità locali. Ci sono dei costi, come dicevamo ieri con il sindaco di Cupello, dei costi sociali di questa operazione, che se non viene gestita e che se non viene in qualche maniera limitata, governata, normata, esploderanno in tutta la loro virulenza. E quindi noi siamo qui non contro i migranti, non siamo qui contro la prefettura di Chieti, che fa il suo lavoro, diciamoci la verità, non nascondiamoci dietro un dito. Il prefetto è un dipendente del ministero, fa il suo lavoro. Noi siamo qui contro un governo che è sordo alle richieste delle comunità locali. L'abbiamo fatto quest'inverno, le richieste esplicite, quasi delle preghiere.
ed è cieco rispetto alla realtà. Noi dobbiamo considerare che il governo, che il ministro dell'Interno ha disposto in collaborazione con l'ANCI una serie di provvedimenti, tra cui gli SPRAR volontari, che non hanno trovato nessun consenso da parte dei comuni. Gli SPRAR aperti in Italia sono in un numero così piccolo che nemmeno vale la pena di raccontarlo, e quindi è un governo che è sordo rispetto alle richieste e cieco rispetto alla realtà. Non si rende conto di quanto le comunità locali abbiano ad oggi difficoltà a gestire un fenomeno che è un problema anche dal punto di vista di ordine pubblico. Io chiedo a quanti sono presenti qui se hanno visto i ragazzi che sono a Torino di Sangro, che sono al Continental Abbasso, che sono qui a Montenero, che sono nel Vastese, ciondolare per intere giornate, e fin quando questi ragazzi hanno il vitto e alloggio garantito, magari ogni loro decisione, ogni loro azione è più o meno governata. Ma quando saranno sbattuti fuori da queste strutture, cosa accadrà di loro? Chi li rimpatrierà? Nessuno, perché i rimpatri sono pochissimi, sono difficilissimi, non abbiamo i mezzi, non abbiamo le strutture, non abbiamo le risorse per fare i rimpatri, quindi rimarranno sui nostri territori, e quindi è inevitabile che ci sarà un problema di ordine pubblico. Insieme a questo, pensate a, come diceva il sindaco ieri, alle difficoltà che avremo noi comuni in termini di assistenza. Sono le richieste di aiuto e di necessaria solidarietà graveranno unicamente sui comuni. Pensate alla necessità di dei sussidi per poter sopravvivere, oltre che ai ricoveri nelle strutture sociosanitarie, graveranno sui comuni, senza contare chiaramente che abbiamo già difficoltà a gestire le nostre comunità da un punto di vista di ordine pubblico. Immaginate l'aggravarsi di persone che saranno inevitabilmente clandestini, che saranno inevitabilmente irregolari e che rimarranno qui perché negli altri paesi non c'è possibilità di entrare. Ora, questo calato sulla realtà di San Salvo cosa significa? Che per ora sono 50 che saranno ospitati in questa struttura, che è stata una struttura realizzata in deroga al piano, legittimamente in deroga al piano regolatore, per finalità turistiche, e dopo aver derogato le norme del piano regolatore, ora la ritroviamo come centro di accoglienza, perché qualcuno ha pensato bene che fare turismo è costoso, fare turismo è pesante, fare turismo, chiedo qui il conforto anche al presidente degli albergatori, significa, vero Emanuele, significa fare le fiere, significa fare il turismo sociale, significa inventarsi gli eventi anche d'inverno, destagionalizzare il turismo. Invece il guadagno sicuro e fisso, senza responsabilità, a fine mese è molto più agevole, e non possiamo che per la voglia di, il desiderio del guadagno facile di qualcuno, si rovini quella che è una struttura economica che per noi è una risorsa. La regione investe, i comuni investono nel turismo, e non è possibile che da qui magari ad un anno avremo le strutture turistiche riciclate a centro di accoglienza. Significa non avere più posti di lavoro, significa non dare più la possibilità di contare sull'economia locale. Considerate le strutture che oggi sono centro di accoglienza, sono tutte ex strutture turistico-ricettive. Allora, è questo il futuro di questo territorio? Adesso. Ma siccome, come ha detto il prefetto, siamo in fase di emergenza, cosa significa che dobbiamo aspettarci in altre 50, altre 50 ancora e altre 100? Quando terminerà questo flusso? Quando potremo dire basta? Dove ci stanno portando? Questo governo ha necessità di ascoltarci, non può decidere, non può fare i balletti in Europa senza concludere nulla e continuare a essere sordo e cieco rispetto al popolo italiano. Quindi questa è una protesta per rivendicare i diritti dei sansalvesi a poter continuare a costruire il proprio futuro. Significa poter dire al centro commerciale Insieme, che il nostro centro commerciale, quello della nostra città, di poter continuare a lavorare in sicurezza e poter contare ancora su quelli che sono i proventi del loro lavoro, dei loro sacrifici. Io vorrei invitare anche qui il presidente del centro commerciale Insieme, che rappresenta tutti gli operatori e che comunque normalmente fa difficoltà ad andare avanti. Immaginate se qui questa struttura ospiterà 50, 100, 150, 200, fino a quando non saremo saturi, di ragazzi che staranno qui all'uscita dell'autostrada, lungo la strada per arrivare a San Salvo, dalla mattina alla sera.
Non ditemi che questo non influenzerà e non condizionerà il commercio a San Salvo, perché non ci crede nessuno, sarà inevitabilmente compromesso. E allora San Salvo chiede: cosa dobbiamo aspettarci ancora? Chi potrà garantire agli operatori commerciali, agli operatori turistici di poter continuare ad avere un reddito? Chi lo garantisce questo? Minniti? Il governo? Allora noi siamo qui come istituzioni a dire basta, e lo diciamo non contro i migranti, lo diciamo contro il governo. E lo diciamo anche come territorio, perché San Salvo fa parte della DMC, che è un organismo pubblico-privato che ha l'obiettivo di promuovere l'intera costa dei Trabocchi, che sta diventando un luogo di accoglienza dei profughi, anzi dei migranti economici. Allora, cosa sarà di questo territorio? Qual è il futuro di questo pezzo di Abruzzo? Noi, come sindaci, come comunità, riteniamo che deve partire da San Salvo, da questo territorio, un no al governo affinché si ravveda e affinché abbia la forza politica, la forza morale di assumere delle decisioni, perché la mancanza di decisioni di questo governo si sconta tutta nelle comunità locali, addosso ai comuni che, ahimè, in questi anni hanno visto soltanto drenare le risorse dal governo centrale. Eravamo destinatari di risorse, di finanziamenti, non lo siamo più, ci rubano l'IMU, ci rubano le altre risorse, siamo rimasti all'osso in termini di capacità di investire, anche grazie a queste leggi contabili sempre più complicate, e in più, non fregandosene di ciò che viviamo, ci fanno vivere le conseguenze di una gestione pessima, cieca e sciocca dei flussi migratori. Quindi noi come sindaci, gli operatori commerciali, gli operatori turistici di questa città dicono no, e chiediamo ancora una volta al signor prefetto, visto che non sono ancora arrivati, di rivedere questa sua decisione, di tornare su questi passi, e diciamo al governo centrale di venire qui e di venire, anziché nella Toscana dei radical chic, di venire in vacanza qui, nelle nostre città, fare la spesa con i ragazzi che fanno accattonaggio fuori dai centri commerciali, e poi sì, dopo aver fatto un bagno nella realtà, decidere cosa fare per la migrazione nel nostro paese. Io concludo ringraziando davvero i sindaci, tutti quanti voi, la stampa che è voluta essere qui presente. Lascerei magari due battute ai sindaci e agli operatori che vogliono parlare. Grazie ancora. Niente, io vorrei aggiungere semplicemente una cosa. Abbiamo investito diversi soldi, diversi fondi da parte di tutti quanti gli albergatori. Se prendete un qualsiasi dispositivo per collegarvi a internet e digitate la parola Hotel San Salvo, niente di più, vi accorgerete che in prima pagina compaiono Hotel Miraverde migranti a San Salvo è quasi l'ora. Ragazzi, questo è il nostro impegno nell'indicizzarci su internet, è tutto. Farti trovare nelle prime pagine comporta dei costi assurdi. Di colpo i nostri costi sono andati via, tranquilli, totali. Ormai abbiamo i migranti in prima pagina, su San Salvo, niente di più, non aggiungo altro. Grazie. Grazie. Il presidente del Centro Commerciale Insieme, la nostra puntualizzazione è provare il possibile a tutelare 40 attività e il posto di lavoro di 300-400 persone, oltre a mantenere un minimo di decoro per la clientela che viene giornalmente da noi. È una situazione che stiamo attraversando da vari anni, con accattonaggio, presenza di venditori abusivi, nomadi che accampano dietro, e purtroppo con tutta l'aiuto delle forze dell'ordine che prontamente, ogni qualvolta che li abbiamo chiamati, si sono messi a disposizione per dare un minimo di regole a questo centro commerciale, ci troviamo in questo panorama che nel futuro ci vede sempre più difficile a dover lavorare. Grazie.